sono doti che si possiedono naturalmente e che si rafforzano con lo studio e l'esperienza. Proprio per questo il maestro Letterius mette a tua disposizione la sua competenza e la sua grande potenza sovrannaturale. Per dare una svolta decisiva alla tua vita, affidati con fiducia a Letterius. Ti ama? È la persona giusta per te? Il tuo amore tornerà? Vuoi conoscere il tuo periodo fortunato al gioco? I consigli chiari e preziosi del maestro Letterius ti porteranno la gioia di vivere. Letterius è maestro, sensitivo, specialista dell'alta magia, operatore dell'occulto, pranoterapeuta. È tra pochi al mondo in possesso di autentici manoscritti rimasti per effettuare purificazioni in ambienti e persone. Affidati con fiducia. Puoi contattarlo e parlare direttamente con lui 335-65-92-908. Signora Trenzani, cosa l'ha spinta a rivolgersi al mago Letterius? La disperazione, perché avevo la mia azienda che non funzionava e un giorno, leggendo su un giornale la pubblicità che faceva il mago Letterius, ho voluto provare anch'io. Ho telefonato, gentilmente mi ha fissato un appuntamento e ci siamo poi incontrati. Ho ritrovato di fronte una persona all'altezza di quello che si dice, mi ha risolto anche vari problemi oltre a quello attuale e lo ringrazio tuttora. Però oggi come oggi sto veramente bene, la mia azienda ha ricominciato a funzionare, sono contenta e rimarrò sempre una sua cara amica come lui sarà per me. Grazie. Raccontiamo la disperazione di una madre, la signora Anna Cantaluppi di Como, che si è affidata con fiducia al mago Letterius. Viveva una situazione di difficoltà per un figlio di 35 anni, sposato, il quale stava vivendo da circa 7-8 mesi una relazione con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius, infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai, signora, da Como è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Letterius, quindi un viaggio così lungo? E perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con il ragazzo e si è con noi. Mi sono rivolta al mago Letterius ed ho risolto tutto il mio problema. Quindi è stato l'ultimo tentativo, no? Per risolvere la situazione familiare. E adesso come sta? Contentissima. Grazie. Chiediamo a Silvia di raccontarci la sua storia. Cosa ricordi di quel periodo? Ma di quel periodo l'unica cosa che ricordo in questo momento è il mio incontro con il mago Letterius, perché ero arrivato a un tale punto dopo anni, ci si adatta a credere anche a cose in cui fino a quel momento non si è mai